Raffaele Casale è morto anche a causa delle omissioni nella corretta gestione della pulizia del tratto stradale di Via Martiri di Palermo a Trani, afflitto dalla presenza degli aghi di pino. Così il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, Lucia Anna Altamura, ha rigettato la richiesta di archiviazione sul caso della morte dello chef Raffaele Casale, avvenuta il 16 agosto 2017. Per Papà Felice ha vinto la giustizia. Il GIP ha disposto per gli indagati Francesco Patruno, RUP del contratto di servizio con l'azienda di igiene urbana Amiu ed Alessandro Guadagnolo, amministratore unico all'epoca dei fatti di Amiu, l'impugnazione coatta per concorso in omicidio stradale. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, il motociclista percorreva ad una velocità sostenuta intorno ai 90 orari e perse aderenza sull'asfalto in una curva a sinistra, finendo per sbattere con la moto prima sul cordolo della pista ciclabile e poi contro la recinzione di un cantiere nei pressi di un palo della pubblica illuminazione. L'accusa aveva mosso a fondamento delle sue richieste di archiviazione l'eccesso di velocità del conducente della moto, ma la famiglia aveva sempre puntato a dimostrare che il giovane non sarebbe mai caduto se non avesse perso aderenza sull'asfalto a causa della presenza degli aghi di pino. Amiu aveva fatto sapere di essere stata sul posto per la pulizia della strada. Le fotografie fornite dal papà di Casale, scattate nell'immediatezza della morte di Raffaele, documentavano invece la presenza di mucchi di ago di pino lungo il bordo della carreggiata. Il GIP scrive nell'ordinanza: si deve evincere la non trascurabilità degli aghi di pino, non potendo escludere la sussistenza del nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'evento mortale.